Ragazzi, passate da eneba.com per avere a un prezzo stracciato PSN card e Microsoft card per le vostre spacchettate sui football e tanto altro sul mondo videoludico. Non facciamoci fregare dagli store delle nostre console con prezzi molto molto più alti e acquistiamo tutti tramite il link che trovate in descrizione. Compra anche tu su eneba.com. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play. Oggi siamo di nuovo insieme per continuare il mio Road to Glory a modalità Dream Team di Football 2023. In questa puntata continueremo la Divisione 2, Divisione 2 che fino adesso non sta andando male. Ovviamente testeremo anche un nuovo giocatore quest'oggi, un altro di quei giocatori che secondo me possono sorprendere chi lo prova, ma soprattutto possono far divertire chi lo prova, perché è un giocatore molto tecnico, molto giovane e che si può prendere facilmente sbloccando il match pass extra. Ovviamente sto parlando di Gavi, il giovane talento spagnolo che viene regalato a chi acquista appunto il match pass extra. Un paio di giorni fa abbiamo già acquistato un match pass, quello premium. Abbiamo provato Moukoko ed è stata davvero una grande sorpresa. Quindi spero che anche Gavi in questa sua versione, diciamo in questa sua carta, sia abbastanza godibile. Prima di andare avanti, invito a iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere tutti i prossimi contenuti e a lasciare un bel mi piace per supportarmi. Ragazzi, mi raccomando, questa parte è fondamentale. Non andate avanti senza lasciare l'iscrizione con la campanella attivata, perché è il massimo supporto gratuito che potete dare a questa community. Un altro ottimo modo per supportare, lo sapete, come sempre, è lasciare un enorme like a questo video che aiuta tantissimo l'andamento del contenuto e fare i propri acquisti Amazon tramite il link che trovate in descrizione. Non costa un euro di più, pagate soltanto ciò che acquistate e, come già detto, potete supportarmi gratuitamente in questo modo. Eccoci qua ragazzi, vi mostro subito la build del Gavi che ho sbloccato andando ad acquistare il match pass extra. Ragazzi, vi dico già che ho fatto le statistiche automatiche con Gavi, perché ho fatto vari tentativi, ci sono stato una ventina di minuti a fare varie prove e secondo me se non si fa il livellamento automatico con questo giocatore si perdono dei punti di overall che sono fondamentali. Quindi io non lo faccio quasi mai, nel 90% dei casi sono io a livellare il giocatore. Però in questo caso secondo me è stato meglio così. Ovviamente vi faccio vedere la build, e questa qui ha un po' basso il tiro, ma se si andava a duppare il tiro si perdeva talmente tanto overall che si arrivava una carta di 90-91 di overall ed è troppo. Quindi ho deciso di fare come dice l'intelligenza artificiale, e quindi rinunciare al tiro per andare a sviluppare altre caratteristiche come il dribbling, il passaggio, il comportamento offensivo, anche sì, però in generale tutte quelle statistiche che ti permettono di gestire il pallone e spedire i compagni in porta. Lo utilizzeremo così. Ovviamente lo utilizzeremo come trequartista, non lo faccio adesso altrimenti mi leva tutto, perché tanto non lo metteremo sempre dall'inizio. Adesso è seconda punta, poi lo vado ad abbassare e quindi lo faremo giocare come trequartista. In questo modo avremo un Gavi di 97 di overall. Ok ragazzi, ci siamo lasciati qui in divisione 2 con due vittorie e una sconfitta, e quindi andiamo a cercare subito il nostro avversario. Avversario trovato. Vediamo chi sarà il primo sfidante di questo episodio. Vediamo che ci dice il matchmaking. Divisione 2 come noi, giochiamocela. Ok ragazzi, per adesso Gavi lo teniamo ancora in panchina. Poi vediamo nel secondo tempo per questa prima partita. E giochiamo con la nostra squadra titolare. Sì, è tornato Puyol, perché ovviamente Dumfries era solo per lo scorso episodio, che ovviamente ha preso il posto di Puyol. L'ho detto anche a fine episodio, in ogni caso è meglio Puyol secondo me. Vediamo la squadra del nostro avversario, eccola qui, e possiamo andare in campo. Ok ragazzi, siamo in campo, prima partita dell'episodio, cerchiamo di fare bene perché affrontiamo un player di divisione 2 e sicuramente la partita sarà complicata. Mezzo bel cross. Calcia Neymar, 1-0 Neymarino. Andiamo. Eccolo. Pazzo.
Ragazzi, io vi giuro che non ha provato a fare un'altra cosa. Non ci ha provato proprio. Va solo a crossare. Poi dite a me che skill e basta. Quando io skillo, faccio i passaggi, ogni tanto faccio i cross, io cerco di variare. C'è gente veramente che fa solo ed unicamente una cosa. Vai. Neymar. E andiamo. Neymarino Show. Neymarino Show. Vai Messi. E andiamo. No ragazzi, stavo dicendo, ho sbagliato a farlo filtrante. Però poi ho provato a fare la finta di tiro quadrato X e se l'è stoppata e ho disorientato il difensore. Mamma mia, Ronaldinho. Ancora Ronaldinho. Mamma mia, Ronaldinho. Ragazzi, che cosa ho combinato con Ronaldinho, ragazzi. C'è il primo tempo, 3-0 per noi. Sulla fascia, per una volta un cross, Puyol. E beh, di là doveva segnare per forza, ragazzi. Vai. E Ronaldinho. E andiamo col 4-1. E adesso possiamo fare dei cambi. Allora, spostiamo qui dietro proprio un po' di tregua. Ci mettiamo piano. 96, ragazzi. 96? Da? Ah. Pensa tu. E se invece lo metto come CC? CC mi dà sempre 96, ragazzi. Io ero convinto che facesse 97. E invece mi dà 96. Non capirò mai questa cosa. Da solo più 2. Va bene, va bene, va bene. Non fa niente. Ci accontentiamo. Poi togliamo Messi, mettiamo Maradona. E poi mettiamo Moukoko al posto di Mbappé. Togliamo Fabinho e mettiamo Konami. E può andare. Non la capirò mai questo fatto del più 2, più 3, più 4 alle volte il modulo. Non si capisce, raga, non è chiaro. Maradona se ne va così. Vuole far viaggiare Moukoko. Substitution. Bello. Bello, bellissimo, eh. Bello, bello, bello. Vedi? Quando non crossa e gioca normalmente, fa pure una bella azione, cioè. Quindi ragazzi, giocate normalmente, non fate solo i cross, perché vedete? Finisce così, ragazzi. 4-2 per noi e ci portiamo a casa altri 3 punti. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo chi sarà il secondo sfidante di questo episodio. Sempre divisione 2, è un derby allo stemma della Lazio, ragazzi. Quindi la questione si fa ancora più interessante. Ok, ragazzi. Gavi è completamente giù. Stavo dicendo io di rimettiamo Gavi dall'inizio. Invece se Morente, e quindi per questa partita, al limite se stiamo vincendo di tanto, anche se giù lo mettiamo negli ultimi 20-30 minuti, dai. Ma per il resto rimaniamo così. Io devo ricordarmi di mettere nello schema di gioco il difensivo a Puyol, perché nello scorso episodio, avendolo cambiato con Dumfries, mi si è tolto il difensivo. Vediamo la squadra del nostro avversario. E c'è un Drogba che è tanta roba lì, ma in generale praticamente ha una full legend, solo Donnarumma. Ecco. E quindi vediamo un po' che succede.
Ok ragazzi, siamo in campo. Seconda partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene. Super lag tremendo, Dida risponde e poi 1-0. Mamma mia che lag che c'è stato. Si sono bloccate le immagini. Mamma mia. A possesso palla, raga. A possesso palla. Ecco tutti io, raga, incredibile. Gioca. Gioca. Mamma mia ragazzi, qualcosa di clamoroso. Lo zero. Eh sì, ha tenuto palla solo lui. Mi ha fatto rincoglionire quei passaggi. Cross. E alla fine è arrivato 2-0. Voi lo sapete, raga, ogni volta che becco uno che fa così perdo. Finisce il primo tempo, 2-0 per lui, è una noia mortale, è una rabbia assurda perché io non riesco. Infatti non ho fatto nulla, ho fatto 0 tiri, ragazzi, perché c'ha il 74% di possesso palla, fa la melina in difesa, fa la melina in difesa, ha avuto 2 occasioni e ha fatto 2 gol. No, ma è vantaggio. Ma che schifo di gioco, ragazzi. Cioè, non esiste il vantaggio, è una cosa assurda. Fallo. Oh raga, appena vede che sto per andare a fare qualcosa di pericoloso, o mi fa una scivolata e mi atterra, o mi strattona. Cioè, è abbastanza scorretto come giocatore, eh. Ma proprio abbastanza scorretto. Passo il portiere. Facciamo dei cambi, raga, però è praticamente impossibile riprendere. Che ha il 75% di possesso palla. Non gli sto dietro proprio. Tiene il pallone troppo bene ed è anche abbastanza scorretto. Non perché tiene il pallone, ma perché appena sto facendo qualcosa di pericoloso attacca o l'uomo senza palla con una scivolata, perché sa che non dà il vantaggio il gioco, e questa è una tecnica che utilizzano molti. Oppure comunque fa subito fallo, perché non vuole proprio che io vado vicino alla porta. Preferisce fare il fallo. Sì. Addirittura 3-0. Complimenti al mio avversario, perché per quanto faccia delle cose che secondo me sono scorrette, cioè il fallo con l'avversario lontano, per quanto mi ha fatto incazzare perché fa possesso palla, ed è una cosa che a me personalmente fa incazzare, ripeto, non è che quello sia scorretto, sì. A me dà fastidio. Però bisogna ammettere che è veramente forte, sia in difesa che in attacco. Cioè non ha bisogno, secondo me, di fare questa melina estrema. Avrebbe vinto lo stesso, però ha scelto di fare questa melina fastidiosissima. Finisce la partita, una bruttissima sconfitta. Per 3-0 è iniziato tutto male. Il possesso palla mi fa tiltare, ragazzi. Quello è, il possesso palla mi fa tiltare. Che 71% di possesso palla, non ci ho capito più niente. Mi sono troppo innervoso. 204 passaggi, ragazzi, 204 passaggi. Poi insultatemi, fate quello che cavolo volete. Però chi fa questo possesso palla così estremo non mi va giù, non lo sopporto. Magari a qualcuno di voi non dà fastidio chi fa le skill, ok. A me invece dà fastidio chi fa questo possesso palla. Non lo sopporto, mi sta sul cavolo chi lo fa. È proprio
È una cosa fastidiosissima, secondo me. È fastidiosissima. Lecito, non è scorretto, eh. Non è scorretto. La cosa scorretta è fare fallo all'avversario senza palla, perché sai che il gioco non dà il vantaggio. Quello è scorretto. Ma il possesso palla non è scorretto, è solo fastidioso. Posso esprimere una mia opinione? La posso esprimere. Secondo me è fastidioso. Molto, molto fastidioso. Proprio è la cosa più fastidiosa che si può fare in questo gioco. È tipo un calcio avete capito, no? Mi sono spiegato. Pensate, nella scorsa fase, il melinatore estremo qui era 74esimo al mondo. Quindi è veramente forte. Io avevo ragione a dire che è forte. Però fa questa cosa melina che proprio ti fa venire voglia di spaccare tutto. Perché non è solo possesso palla. Perché il possesso palla è anche in attacco. Questo proprio faceva gol, ovviamente perché io tentavo di attaccare, mi toglieva il pallone e partiva in contropiede. Però durante tutto il resto della partita in difesa, mamma mia. E comunque era 74esimo al mondo, quindi vuol dire pure che questa tattica funziona. Perché se lo fa con me lo fa pure con gli altri, figuriamoci. E adesso non possiamo più perdere, al massimo possiamo pareggiare. Dobbiamo fare 4 vittorie e un pareggio, oppure 5 vittorie. Avversario trovato, ragazzi, vediamo chi sarà il prossimo sfidante. Vediamo un po'. Divisione 2. Speriamo. Spero davvero che non faccia lo stesso palla, ragazzi. Speriamo. Ok, ragazzi. Gavi di nuovo giù. E vabbè, dai, ragazzi. Lo mettiamo nel secondo tempo. È sempre giù. E quindi rimaniamo così. Mettere il difensivo. Informazione avversaria. Ito. C'ha Ito sulla destra, ragazzi. È molto esotico come giocatore. È del pack del Giappone, dovrebbe essere. Per il resto non è male comunque. E vediamo che succede. Ok, ragazzi, siamo in campo. Siamo in campo. Giochiamo contro un player sempre di divisione 2. Vediamo un po' che succede. Messi, no. No, ragazzi, ma due volte ho provato a fare la skill e non me l'ha fatta. E andiamo, Neymar, 1-0. Finisce il primo tempo, ragazzi. 1-0 per noi. Dai, Kylian! Eccolo il 2-0. Scrocchettato. E andiamo. Adesso facciamo dei cambi. Digno Gallo, non fa niente, lui non può giocare. Non gioca lo stesso. Poi Maradona, Messi. Non può più giocare. Prima nel Mbappé. Però faccio giocare da Mbappé. Hai lo spazio per cercare Mbappé. Oh, questa espulsione del portiere, eh? Te lo caccia, secondo me. L'ha cacciato? Vediamo. No, solo giallo gli. Solo giallo. Ma ragazzi, secondo me quella era espulsione, eh? Secondo me quella era l'espulsione. Substitution on the field. Number 20. Number 10. Maradona, pallone. Neymar. Maradona e ha mosso il portiere. Ha mosso male, raga, perché l'ha mosso troppo presto. E comunque io ho scelto quel palo, eh.
Pausa. Quit. Bye bye. Ha quittato, ragazzi. Hai vinto. E quindi ne facciamo un'altra, dai. Avversario trovato, ragazzi. Vediamo un po' chi sarà l'ultimo sfidante. Un divisione 3. Divisione 3, ragazzi. Allora, ragazzi, Fabinho è giù. E anche Tonali è giù, quindi resta Fabinho. Purtroppo capita di avere tutti giù, ragazzi. Che ci possiamo fare? E Gavi è arruolabile. E quindi lo mettiamo dal primo minuto, ragazzi. Da mettere dal primo minuto come trequartista. Lo proviamo un pochettino. Per il resto rimane tutto così. Questa è la squadra del nostro avversario. E direi che possiamo andare in campo. Siamo in campo, ragazzi. Quarta e ultima partita dell'episodio. Cerchiamo di fare bene. Dobbiamo chiudere con una vittoria. Anche perché non possiamo più perdere, al limite pareggiare. Un fallo, dai, Kylian. Secondo me c'era un fallo però su Mbappé. No. Mamma mia, è andata bene, raga. È andata bene, era riuscito a recuperare questo pallone dopo uno scontro col difensore. Oh, grazie. Ci sta, ci sta. Vai Messi, 1-1. Che tiro a giro che c'ha questo Messi. Andiamo. E assist di Gavi, mi sa, eh. No, stava segnando Gavi. Finisce il primo tempo, 1-1. Mamma mia, eccolo qui. Che sfiga, ragazzi. Che sfiga. Perché gli rimbalza sempre, succede in questo gioco. Contro e a favore. Proprio una pecca del gioco. Madò, è andata benissimo. Vabbè, facciamo dei cambi. Andiamo più avanti, Gavi. Mettiamo Ronaldinho. Mettiamo Maradona, Messi. Adesso vabbè, lo manteniamo. Dai. E andiamo, il pareggio di Neymar. E andiamo. Vai Neymar. Tira. No, ma è stato sbilanciato. Secondo me quello era rigore. È stato nettamente sbilanciato. Ha intuito esattamente quello che volevo fare. Bravissimo, raga, altro che. È un divisione 3 fortissimo. Ecco qua, il gol che ci condanna
a non salire in divisione 1. E io me l'aspettavo, raga, perché comunque era forte, raga. Finisce e finiscono anche i sogni di promozione per questa prima volta, perché è solo la prima volta che ci proviamo, ovviamente. Adesso concentriamoci sul ottenere la salvezza e poi ci riproviamo. Infatti questo nella scorsa fase, adesso è divisione 3, ma nella scorsa fase 2194 in divisione 1, per farvi capire il livello altissimo. E ragazzi, io direi che per questa puntata può bastare così. È andata così, ragazzi, purtroppo succede, non si può sempre vincere. E comunque mi aspettavo di doverla ripetere almeno una volta, forse almeno anche due o tre volte, la divisione 2 prima di approdare nella prima divisione, perché è così. Questo gioco è così. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, fatemi sapere la vostra opinione. Per quanto riguarda Gavi, è un ottimo giocatore, però mi aspettavo qualcosa di più. Nel senso, un giocatore simile, più forte c'è De Petri. Quindi è forte, ma non è stato proprio sorprendente come Moukoko. Perché Moukoko, quando l'ho provato, ho detto: ma questo qui sembra Mbappé. Mentre Gavi, diciamo, è così e così. Però, se non avete alternative in quel ruolo, comunque se lo volete provare, fatelo, perché è comunque un buon giocatore. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto dal vostro Simo Play. Bella Regaz!